Marzo 1945. L'ordine è di conquistare il ponte di Remagen con la nona corazzata e il 99. Fatto questo, ai Crucchi resterà solo la fuga. Vorrei tanto essere insieme a Ezel quando nascerà il bambino. Ma devo convincere Pearson a rimandarmi a combattere. Devo trovare Zeus. Lui farebbe lo stesso per me. Se non dovessi tornare. Beh, abbi cura di loro, Paul. Oh, cosa sei venuto a fare? Secondo te? A suicidarti. Fossi in te non ci andrei. Pearson è fuori di sé. Ok, grazie. Ti avevo detto di levarti dalle palle. Io andrò a prendere Zeusman. Dillo al cappellano perché non voglio un secondo incapace di eseguire gli ordini. Nemmeno lei li ha eseguiti rifiutando di abbandonare i suoi a Kassarin. Che cazzo hai appena detto? Ha sentito. Vattene finché puoi farlo con le tue gambe. L'ha detto Davis. Non è stata colpa sua. Lei ha agito per il bene del suo plotone. Ah! Va via. Subito! Io non mi muovo. Ho detto fuori! Porca puttana! Avevo l'ordine di ritirarmi. Ma dovevo dimostrare qualcosa. Avevo detto che avremmo difeso questo passo fino all'arrivo dei rinforzi. Che non sono mai arrivati. Mai arrivati. Quindi hai ragione. Li ho fatti morire. Ora va. Non senza il mio plotone. Pensi di avere fegato, eh? Prova a fare il tuo lavoro, mentre i tuoi uomini cadono come mosche ogni giorno. Turner non si sarebbe mai... Turner è morto! Dia un senso alla sua morte! Al suo sacrificio! Tu non sei un cazzo di sacrifici! E questo... congedo con onore firmato da Davis. Tornavo a casa. Potevo avere tutto. Un'accoglienza da eroe. La mia ragazza tra le braccia. Cazzo! Una stella di bronzo! Ma ho un'ultima missione. Tu sei un pazzo. Fossi solo pazzo. Informazione. Sergente. Informazione, cazzo. Se vuoi farlo, questo è il momento. Vedi di levarti dalle palle. Vedo che ci siamo tutti. Non tutti. Prendiamo quel ponte e troviamo Zeusman. Sì, caporale. Se Zeusman è vivo, è oltre quel ponte. Dobbiamo conquistarlo. D'accordo, ci siamo! L'ultimo ponte sul Reno! Se questo convoglio passa, apriremo il fronte. Li divideremo. La va o la spacca. Siamo all'atto finale. Aspettami! Forza! Con me, andiamo! Dobbiamo prendere l'ingresso del ponte! Sì, sergente. Forza! Ehi! Non farmi pentire di averti dato un'altra possibilità! Può starne certo. Andiamo! Il convoglio darà copertura mentre avanziamo verso il ponte! Muoversi!
MC-42, finestre al secondo e terzo piano! Sfondiamo le loro linee! Eliminare le mitragliatrici! Arriva il fuoco! Daniels, Aiello, ripulite i piani alti! Butto una granata! Andiamo! Fritz avvistato! Ti copro io! Occupa l'ultimo piano! Sicura! Squadra con me! Andiamo al ponte! I crocchi faranno saltare il ponte, dobbiamo fermarli! Stiles, come va? Schierano l'impossibile! Teneteli occupati, noi pensiamo alle cariche. Bene, andrò avanti mentre Daniels e Stiles proteggono i genieri. Pronti? Forza, andiamo! Voi due, disinnescate le cariche sotto la struttura! I crocchi stanno ripiegando! Qui ho granate fumogeni! Davanti, spara per primo, Daniels. Fuoco! Acco! Luft! Acco! Lo disinnesco io! Il ponte è tenuto! Ha tenuto! Hanno ammazzato i loro compagni! Sparano! In piedi, muoversi! C'è ancora molto da fare! Nemico avvistato! Ascoltate! Aerei! Duca! Vogliono bombardare il ponte! Padre! Via! Daniel!
colpire! Dammi un fumogeno di segnalazione! Vieni, Daniel! Nemico individuato! Lancio una granata! Ehi, Daniels, ho granate fumogene! La di punta è barricata! Sistemati! Quegli aerei distruggeranno il ponte! Prendiamoci quella contraerea! Daniels, Howard, con me! Muoversi, dai! Nemico individuato! Fumato! Fuoco di sbarramento! Tira una granata fumogena! Alle trincee, muoversi! Mi segnali! Prendiamoci quella contraerea! Quel ponte! Gira a sinistra! Precipita! Colpito! Continua a sparare! Ora è una!
fumogeno! Il fumogeno di segnalazione, aiello! Fritz avvistato! Dammi tutto! Vieni, Daniels! È finita! È finita! Il ponte è nostro! Caporale Howard! Credo di doverle delle scuse. Mi devi molto più di questo. Siamo stati grandi. Abbiamo fatto la storia. I primi oltre il Reno. Cos'hai da guardare, Fritz? Ci sono campi di prigionia in questa zona. Davis ha ordinato di attendere l'autorizzazione prima di andare a controllare. Ma sapete che farvene degli ordini di Davis? Sì, sergente. Perfetto. Il mio plotone ha attraversato per primo il Reno. Ora il convoglio avanza nel cuore della Germania. Ormai la guerra è vinta. Ma non per me. Non finché zio se la fuori. Dopo aver lasciato il ponte nella missione a est, abbiamo perlustrato i campi lungo la strada. Pensavo di aver visto ogni tipo di atrocità. Mi sbagliavo. Ma di sicuro non scorderò mai quello che ho visto. I superstiti ci hanno detto che gli altri prigionieri, tra cui Zeusman, erano stati portati in un campo più piccolo a 3 ore da lì. Potevo solo sperare che fosse ancora vivo. Ultimo. Sembra un campo di lavoro. Forza. Ho l'impressione che sia deserto. Brucia ancora. Sono appena andati. Laggiù c'è una caserma. Daniels, va a controllare con Stiles. Aiello, con me. Questi erano i nostri. Scatta delle foto. Il mondo deve sapere. Li trattavano peggio delle bestie. A quanto pare, venivano picchiati, affamati e uccisi di lavoro.
qua. I nazisti hanno ucciso i nostri ragazzi a sangue freddo. Nemmeno l'inferno è una punizione sufficiente. Questi li hanno ammazzati per dare un esempio. Hanno massacrato i più deboli. Chiunque potesse rallentarli. Daniels, vieni qui. Daniels, vieni a vedere. Le tracce portano ai campi, li han fatti marciare fin là. Allora andremo lì. Frena l'entusiasmo, caporale. L'ho promesso a zio Sman. Lo troveremo, ma non so dirti se vivo o morto. Sergente, vado avanti! Zio Sman! Oh! Presto! Run! Run, spara! Alla fine il cerchio si chiude. Quello che ho fatto, che avrei voluto fare. Tutta la mia vita mi aveva condotto lì. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Sei morto lì, nella neve, solo perché io... Merda. Arrivo, zio Sman. Non morirai, fratello. Non ora, non oggi. Zio Sman! Hanno fatto. Credevo che ci aveste abbandonati, che sarei morto qui da solo. Su, bevi un po'. Tranquillo. Mi hai sempre protetto, Paul. E so che l'hai fatto anche oggi. C'è solo una cosa che ti fa andare avanti in quella lunga marcia. Avere i tuoi fratelli al tuo fianco. La storia ha chiamato, voi avete risposto. Siete venuti tutti qui per difendere pace e libertà. Io vi ringrazio, il mondo vi ringrazia. Ovunque andrete in futuro, ricordate, resterete per sempre fratelli ed eroi. Ci siamo, gente. Zio Sman voleva che lo avessi. Servirà più a te. Hai un figlio ora. Grazie per la fiducia. Te la caverai. Signori. Wings! Il figlio al prodigo ritorna! Beh, starei bene. Devo salutare zio Sman. Sergente. Va a casa, sergente. Sono a casa. E tu resterai? Manco dal Texas da tanto tempo. Riguardati, campagnolo. Lo farò. Quando mio figlio me lo chiederà, dirò che ho combattuto nella prima con quel pazzo bastardo di Pearson. Pazzo a dir poco. Se passi da Chicago... Ci verrò. Magari ti faccio prima io una sorpresa a Longview. Sarai il benvenuto. Sai,
Quando ci hanno catturati, ci hanno preso più della libertà. Eravamo tanti, ma sapevamo di essere soli. E volevamo sopravvivere a ogni costo. Ma tu potevi andare a casa da eroe. Perché sei tornato? Ho visto quella vita, ma non potevo viverla. Fino alla fine. Ieri il sogno è stato diverso. Siamo tornati a casa insieme, stavolta. Sento ancora quei lupi, Paul. Qualche volta li vedo arrivare. Ma tu mi hai insegnato ad affrontarli. Questa appartiene a te. Il tuo sacrificio mi ha dimostrato che un eroe rischia tutto per i suoi fratelli. E per me tu sei un fratello e un eroe.